Capisci, ma mi pare un poco storta. Che dici tu? Gasto, chi dici? E che dico, che dico? Ma fa che fai a vedere, padre, che la cassetta non può essere storta come un tavieo. Si vede che è un muro che non è a ciombo. Non è a chi? A ciombo, padre, che a ciombo. Come te l'hai detto, Rocco, come si dice? A piombo, ma sta lì. Ecco, bravo, ciò dicesse. Ma chissà, c'ho tutti sti termini tecnici, a ciombo, a piombo. Padre, che mannaggia l'anima, ti disse mille volte che ama ti impari. Rocco, dicelo però tu. Ama ti impari. Ecco, bravo, ciò dicesse. Oh, mamma mia, satica. Non mi piace. Patrick, non mi ti permetti che io mi dici una cosa del genere. Ripeta insieme a me. Cosa c'era all'inizio dei tempi? Opa. Ai all'animena, Patrick, cosa c'era all'inizio dei tempi? All'inizio dei tempi non c'era niente. Bravo, Patrick. Rocco, che fece il signore allora? Un signore stava prima casa. Bravo, Rocco. Quindi un lavoro nostro è una fatica che c'è dall'incomincio. E dall'incomincio e per l'anno a venire c'è sempre una casa costruirà, però sa dejarà come Cristo comanda, piombo, livello e mezzo e 100 misuri e nutaggio. Oh, forza, ciupà, ma non dico che è una brutta fatica. Non dico che è una brutta fatica, dico solo che è un po' per me. Patrick, chi lo domascio non è un lavoro, ma è una necessità umanitaria. Senza i mani nostri il mondo sarà perduto. Tu mo sei garzone e non capisci, ma nato poco tempo potrei diventare una mensa manipola come a mia. E non per un giorno, magari, diventi mostro come a Patrick. Non senti sta Rocco, mostro come a Patrick. Rocco, è inutile che frischi, che sei stema la capo. E sentiamo, Patrick, chi sentiamo? Che ti piacerà mai a te, oh filosofo? Quello filosofo, va. A me mi piace mazzo grafico. Oh, grafico? Oh, grafico? Un grafico di computer, che c'è di malo? Come che c'è di malo, Rocco, sentite? Sì, un mese, ma c'è italiano. Ma pure un guadagno, ma mi cerca che c'è di malo. Padre, che mannaggia l'anima, da tua un'azienda in te mani. Quando morro tutta sta spezzatura accocciata, sua. E poi, vuoi mentire l'importanza mai di le case? Questa fisseria dei computer, Patrick, devo dirti una cosa. Ma tu poco tempo siamo tutti i computer. Facciamo i grafici, amo e navigamo. Facciamo un sacco di cose bellissime. Ma poi casi qui, eh? I contadini dove sono? E l'idraulici, siamo tutti laureati e non sappiamo mentire a nucchiopo. Muoio l'animena, Rocco, pure tu sei laureato, Eh no, ma chi c'entra, ma c'è italiano? No, pa, non ti arrabbiare. Ma non so manco chi voglio, ma cazzo. Lo sa chi fanno grafico? No, ma lo saprà Rocco e dopo mi spiega, è vero Rocco? No, ma c'è italiano, mi mettete a mezzo. A sti cosi. Adesso stai, ragazzo. Guarda, pa. Puoi diventare designer, grafico, esperto di pubblicità e marketing. Il corso costa relativamente poco. 700 euro non sono molti per una cosa del genere. Quanto? Ma tu fa quanta vime a di cara, ma guadagniamo 700 euro in noi, eh? Aspetta che mochi a secondi, aspetta. 700, mille. Mille, diviso 10, 680, 680, 600, e moltiplicato 7, e c'è chi riportava. Patrick, avevi me la di cara assai, quindi mo ti catti e vedi che non c'è cara. Ma vedi, non finire, ma sui 5. Patrick, mannaggia l'anime, da quanto poti te la hai ripetere le cose? Un lavoro finisce? Un lavoro finisce. Un lavoro finisce? Un lavoro finisce, oh, pa, non lo saccio. Rocco, dicello tu, un lavoro finisce? Un lavoro finisce? Ma su te non mi ricordo, sono preparato. Rocco, anche tu mi lasci? Un lavoro finisce quando dico io? Oh. Ah, sì, giusto, quando dicete voi? Oh. E qua ancora non finissimo, ma vi depolizzare i piedi. Ah, sì. Che vi mehara? I pedi, padre, che i pedi! I massi faticano sempre chi i pedi puliti! Yamma, ya, ricogliete la fezza che ne indagliamo! Ah, vamo, ma su talia! E chiam, ya! A cucina andiamo presto, voglia! Padre, mannaggia l'anima, da quanto vuoti te la chiedi? La fezza non si schiacciano!
l'accensi, s'adagiano! Oh, famo di sti mille voti, ma ti interrompivi, mo! Ma ci mancherà solo questo! Ma tu sa quanta vi me la di cara, ma manteniamo tutta questa accensatura noi, ah! Eh? Rocco, conta, quanta accensa avevo! Come quanta accensi? Ma tu dalle ha? 5 pitatori, 8 martelli, 9 tenaglie, spazzole, metri, rulline e scalpelli! Ma non capisci? Niente! Quanto vite e quanto piovete già! Avimo 5.000 viti e 10.000 piovete già, ma ci taglia! 10.000? Non mi ricordavi nemmeno! Aspetta che mi dia il secondo! 10.000! 40.000, 11 diviso 7, e c'è chi riportava. Patrick, avevi me la di cara assai, quindi mi dichiaro che Harry non dirà manco una parola. Tu si cardona, e ho cardona a te parlare quando... Quando? A carina a loco, e a loco non ci brucia. Chi ci brucia? A loco non ci brucia. Ma sono italiano, ah. Prima di andare lo prendete il caffè? Signore, se mi tocca. Grazie signore, già zuccherato. Sì, sì. Patrick, quanto voti di là ieri per dire cose? È difficile, mo. Rocco, spiegacelo tu che è altrimenti mi piglio caffè. Patrick, non te la prendere, ma devo spiegarti una cosa fondamentale. L'arte muratoria ci ha delle regole ben precise. Tu sei garzona e non ti muovi dello caffè prima della mensa manipola. Che sogno è? Meno che mai prima del mastro. Che sogno è? Oh. Questo pure tu ti menti. Ma è naturale, no? Prima si piglia il caffè un mascio, poi la mensa manipola e in ultimo si indaresta un garzona. Ma no, non vi preoccupate che ce n'è per tutti. E se non abbasta oggi me nuovo, va bene così? Grazie signor, ma stai cercando, ma si caccia tutti questi mezzi. Oh, vuoi una volta diventare come Rocco Cerumeo, vedete che bello, eh? Ah, a proposito, ma scusate, Rocco o Gastone? No, perché voi lo chiamate Rocco, io invece Gastone. Dunque signor, il mio nome in originale sarebbe Gastone, ma da quando lavoro con Mastro Taliano lui mi ha cambiato nome. Lui è solo lui, mi chiama Rocco. Sì, ma si può sapere perché? Signor, e quando va si mette un muratore che si chiama Gastone? Ah, ma... Rocco è un uomo tutto bene! Ah. E poi, allora? Patrick, io un uomo non so se gli viene. E sto un uomo d'oziano che gli è in America. Che vergogna! E uccidissa la mamma! Patrick non è un uomo giusto per uno che va male, l'aspirante mascio! Oh. Aspirante grafico, prego! Aspirante, ma dimmi con quella cosa! Ma non c'è adesso! Buonasera, cerco il ragioniere Antonio Tavano. Non è ancora rientrato, chi lo desidera? Rita, la voce è quella di una volta. Scusate, ma io non saprei proprio... Ma pupu chi si mangiava banana? Oh. La banana da mangiarsi. Zitto! No, è un uomo, è un uomo. Te chiavi, non mi avevi mai un cannuccio. Che c'entra, non ti vedo la vita. Ehi, pensa che Antonio tra poco dovete tornare. Ma siete lì, eh? Ve lo ricordate, Vittorio Lania? Ehi, guarda qui c'è. Oh, cosa che tu sei figlia di Coca-Cola! Come stai? Oh, è pagita! Oh! Bene, bene, grazie. Lei? Chi la vuoi, Vittorio? Lei, voi? Ah, voi, noi! A me sta dicendo! Stai buono, grazie, stai buono! Ecco, l'ammazza chi sto chiù, eh! Bene, qua, bene, mulacchione! Bene, ma ti presento a Vittorio Rania! Vittorio Rania? Chi chiama Patrick? Piacere, Vittorio Rania. Vittorio, vieni in cucina che ti preparo il caffè. No, no, grazie, il caffè non ne posso proprio bere. Ah. Qualsiasi altra cosa, ma caffè proprio no. E poi va bene pure qua, tanto è su domicilio. Vabbè, allora ti porto un'altra cosa. Va bene, grazie. Papà, io che sto ne scendiamo. Aspetta, aspetta un minuto. Aspetta un minuto che c'è presentare Rocco a Vittorio, aspetta, aspetta. Vittorio Rania, ti presenzi un giovane mio, Rocco Vitaliano. Piacere.
bere, Gastone l'italiano! Scusate, non ho capito. Esattamente, manipola mia, Rocco l'italiano! Piacere, Gastone l'italiano! Ma scusate, Rocco Gastone? Tutti dei due, secondo come chiama. Non sapete come è macio italiano? Va, permesso! Arrivederci, signora! E lo conosco bene, ammasso italiano. Si ricorda di quando lavorava con mio padre? Ma certo che me la ricordo, che ti pare? Che anche io ho 70 anni, ma capo me lei ancora, eh? A proposito, come sta l'architetto? Oh, e dove sei cittimo? Oh! Bene, grazie. Qualche mese fa è stato ricoverato per una brutta bronchite, ma adesso si è ripreso. E noi ci siamo trasferiti a Bergamo. A Bergamo? Non ti metti mai a Bergamo? Eh sì, perché dopo qualche anno la mia famiglia è andata a vivere a Milano. A Milano? Non ti metti mai a Milano? Mentre io sono andata a Torino, dove vivo tuttora. A Torino? Non ti metti mai a Torino? Ma su, ma si puisti sempre a campo, ma la piave venire. Che non si sposta? Poi quando io di lontano arrivo dalla mezza. Che c'entra, signor? Dai amici che mi contano. Ma che non ci matto te! Vittorio, questo è un liquore alla liquirizia che ha fatto Antonio. Dimmi se ti piace. E se l'ha fatto Antonio mi piacerà sicuramente. E allora, dicitemi, ma sottolea, che vi contare noi? Ma niente, che mi contare? Ma non facci tu timido, mo. Niente. Ma poi ci stavi i soldi, che siete sbondate ai denari, che avresti voluto io quattro studi e non faccio quanto società. Ah, è bene o male che non vogliono puntato niente. Beh, veramente non ci possiamo lamentare. Anche se... Vabbè, lasciamo stare, va. E voi qua, novità, come ve la cavate? Antonio lavora ancora alla Edilgraf. Sì. E alla Edilgraf non lo avete mai. Sempre lì. Ormai sono 25 anni. Che vuoi, una volta si riusciva a trovare lavoro e stare sempre nella stessa azienda. Adesso è più difficile. Eh sì, cambiano i tempi, cambiano i lavori, le ambizioni, i sogni. Restano gli amici però, quelli veri. E voi, Mascio Talia? E io l'azienda ce l'ho di mia! E infatti ci udisse a Patricchino Mahofissa! Che non ci piace mai io che le computer! Vabbè, veramente oggi come oggi anche i computer sono importanti, Mascio Talia, ma posso dire una cosa? Dimmi, Vittorio, dimmi! Mi permetto di dirvelo perché sono del mestiere, non vi offendete! No, dimmi! Ma mia che ragazzetta mi pare un po' storta! Storta? No, possibile! Oh, è un pavimento che non è a squadra, vinto! Mamma, davvero? Ma sto Talia, che avete combinato? Niente, signora, niente! Non va l'armatica, ora riserviamo tutto! Che su pensi, caro padre, chi è? Rita, apri! Ho lasciato le chiavi nell'altra borsa! Sì, Anto, un attimo che mi asciugo le mani! E c'è bisogno di asciugare le mani, apri e poi vai, no? Rita! Ma Gufu chi si mangiava banana? A banana da mangiasti tu. Insomma, la parete si porta, no? E un'ona parosi non rispondi. Allora, ma Gufu chi si mangiava banana? A banana da mangiasti tu. No, e un non puoi. Sorpresa, ma che ci fai? Se non mi vuoi, mi da posso pure dire. Se vuoi dopo tanti anni, ma che non ti più ti caccio pure da casa, non so. Buonasera, mo' Italia. Ma che sta facendo? No, sta controllando la pendenza del muro rispetto all'asse terrestre, non... Anto, non lo vedi che la cassetta è storta? Non è storta! Non può essere storta, mannaggia l'animena! È un muro che non è a chiombo! Ma lo reparavo! Già adesso era uno dislivello! Anzi, meno male che se ne è accorto Vittorio, altrimenti sarebbe rimasto in quel modo! Vabbè, ma lui è del mestiere! Allora mi conti, che ci fai qua? Non ci aspettavamo proprio questa sorpresa! Passavo di qua e sono venuto a trovarvi. Ti pare tanto strano? O pensi che t'avevi scordato che è un'amica a Torino? A Torino non lo vedi mai! No, chi mi scordavi, Vito? Chi mi scordavi? Solo che sì, mi sembra un pochino strana, così, senza una telefonata, dopo tanto tempo. Oh, Rita, hai già offerto qualcosa a Vittorio, il caffè? No, dice che caffè non ne può bere più. Come? Perché tu non vivi viaggio una volta? Forse perché se mo non da posso assaggiare manco una goccia. E mi piglia subito a gastrite. Ah. Comunque, ho bevuto un'ottima liquirizia. Quella la faccio io con le mie mani. Sì, infatti sapevano perché c'ero troppo d'inchiosso, Tu sempre a lei, del graffe no, a gestire personale, a fare conti. Sì, ma è un lavoro che mi ha sempre dato soddisfazioni, lo sai.
Io l'azienda l'ho vista nascere e crescere. Adesso siamo in un momento un pochino di stallo, ma è l'economia mondiale che è così, quindi... Chiedo chi fa sempre a buon video. Ah no, per voi fa vita, faccio italiano. L'uomo, sì, precisamente. A proposito, regione, mi serveranno i dinari come materiale la settimana che viene. 12, sonno. Sonno. 6. 6. E 6, 18. No, 6, 18. 18, 18, 18, 25. 25, ma 25, 75, ma chi? 75, 75, 125, ma 125, 125, 125, ma c'è italiano, ma chi? 250 euro, ma, lordi, ma quale lordi? Visto sono proprio che tu, si può sentire la cosa? Che mi dà la settimana che viene, ancora andavamo a fatica, senza mi pagare la mano d'opera. L'operaio! Scusate, ma su italiano, non è meglio che mi facciamo assieme i conti, datemi. Ma c'è bisogno che mi facciamo assieme i conti, no? Certo, scusate, sul ragionere se ci farà meglio di voi i conti, no? Ma voi sapete che quando era più fatico non sbagliavo in mano conteggio! Ed è fatico precisamente! Ma chi mi dà forza che mi fa sbagliare? Setta, 28! 28, 28, 45! 125! Avevo chi fatico, ragione! Va, vi piace un assegno. Qual assegno? Qual assegno? È un barbista che ci presenta un assegno. Che lo chiamano 100 quintali. O sapete che ci vuole mandormenta con una cantalata? Veramente in queste cose meno tracce si lasciano e meglio, eh. O vedesti che Vittorio si imparà quanto va chi sta all'Arte Italia, eh? Capisce, ma capisci, vi mentissimo d'accordo, no? Vi pigli i soldi, eh? Contanti, va Rita! Va buono, va Ori! Ma lamenta! Ma lo sai che chi ci pensi ci abbiamo mandato un'ambasciata? C'è da pagare, eh? Sì, e di cosa si tratta? E mo non me la ricordo, passato tanti anni. Aspetta che ti alzi i conti. Aspetta un minuto. Donca, setta. Ma Sottalia, se non vi ricordate, vuol dire che non era poi così importante. Era importante, cioè, invece, era importante. Ecco, chi non mi ricordo è che era importante. Ecco, Mastro Italia, adesso Rita mi dai i soldi così siamo a posto. Per mo, sì. Udessi, no? Ho capito. Ancora? Sì. Va buono, va. Buonasera a tutti, ne vedi massima chi viene? Perché domani non venite? È venerdì e ancora mi dovete spiegare il fatto della cassetta? La cassetta? Sì, signor, non sapete che facciamo? Vai e mi lavi le mani e quando torno da parramo, papà! Con permesso! Scusati! Grazie! Sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Non è malvagio, è rustico. È rustico, però fatica buono. Ogni tanto ha anche una ciampalatina, come? E poi gli ha insegnato tutto tuo padre, no? Quindi lo sappiamo. Ma allora mi conti, che ci fai qua? Come vanno le cose a Torino? Insomma, così così. Ah. Per questo sono sceso in Calabria. E per questo sono venuto a trovarti. E dimmi. Sai, ho un problema che solo tu puoi risolvere. Oddio, un problema, eh. È un problema se non lo risolviamo, ma sono sicuro che... Vedi... Mandare avanti un'azienda è difficile. Operai, sindacati, permessi, malattie, è un chiasso. Certo. Immagina con 5. Sì, solo che non capisci chi è Iaraeo, capito? Qualche mese fa ho avuto una lite con due operai. Ah. Il motivo era giusto, perché si erano introdotti in azienda fuori dall'orario di lavoro. Insomma, come non fu... Ciao a tutti! Oui. Oh, buonasera! Buonasera a tutti! Salve! Abbiamo visite! Sì, abbiamo visite e visite importanti! Mi presento Vittorio Rania, il mio miglior amico d'infanzia, d'adolescenza, e chi più ne ha, più ne metta! Ah, quello della canzone! Sì, sì, proprio canzone. Quello della canzone, sì. Della pernacchia! Ci contasti pure della pernacchia. E non ti sa tenere un ciccio. Papà ci ha raccontato che avevate la voce così grossa che facevate la pernacchia alla chiesa dell'Immacolata e vi sentivano fino al San Giovanni. Esagerato. Ma quale esagerato? Tagli i testimoni. Ma la signora ci ha gesti i capelli ricci, ti ricordi? Ma pure voi siete malinconico come lui. Quando ci racconta di quegli anni gli si fanno gli occhi lucidi. Sì, i lacrimoni mi nasce, proprio. Beh, magari non le lacrime agli occhi, però anche a me mancano quei tempi. Ah, ma senti, mi servono almeno 100 euro. Ecco. Almeno 100 euro? E che dove è l'ira? Oh, ma devo fare i regali ai parenti di Davide. Tra poco è Natale, che figura ci faccio? Ho capito, ma 100 euro? Almeno! Lo sai come funzionano queste cose? In base al regalo che io gli faccio a Natale, quelli mi fanno il regalo al matrimonio. Ci posso regalare un pigiama e flanella. Ma lo zuffo ci può regalare pure un d'ortico pigiama, tanto ci gratta lo stesso, quindi... Che simpatia! E che devo fare?
fare, non ci faccio regali. È Natale, vi ricordo. Quando si dice il senso religioso della festa, proprio, eh? Sì, ma a Natale i regali si fanno, questa non è una novità. Sì, non è una novità, a Natale i regali si fanno, va bene, ma Natale è fatto anche di tante altre cose, oh, no? Oh, vedi che... Si sta insieme, si parla, ci si fanno i regali. Brava, Mentre vi mettete d'accordo, io vado a prendere i regali. Sì. Assomma Mindavaiova. È stato un piacere conoscervi. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ma... i muratori se ne sono andati? Sì, sì. I giovanotti sì. C'è solo Masciuta Nera dentro al bagno. Pecchi? No, così. Ah, così. Ma... quindi se ne sono andati? Un'altra volta. Vabbè, ma io salgo in camera mia. Mi riposo un po' e poi mi metto a studiare. Va bene, sì. Con permesso, signor Vittorio. Prego, prego. Così. Ma Mastro Tagliano, che sta facendo? Mastro Tagliano! E mo, mo! Lavatevi buoni i mani, Mastro Tagliano! Va bene. E allora, dopo questa lite? Ah, già. Sono stato denunciato. Aia. Controlli, accertamenti, sanzioni. È stato un periodo bruttissimo. Non ho dormito per settimane. Ora devo pagare una multa di 8 milioni di euro. Quanto? Ma proprio qua entri in gioco tu. E dove ti pigli i denari, vedi? Non faccio che ti dissero, che ti mettiste in tacca. Gli le prescia come un solito. No, meglio me la vai, prescia. I due operai, prima di lavorare per me, lavoravano per la Edilgraf. E questo è il colpo di fortuna. Basta dimostrare che all'epoca dei fatti i due erano ancora assunti alla Edilgraf e il gioco è fatto. Il gioco è fatto, via, cara bella, la faccela tu, qual è il gioco è fatto? Ma tu ti rendi conto che lo stai dicendo? Sì, lo so che non ti sto chiedendo una cosa lecita. E allora? Però sono stato davvero sfortunato. Quei due forse sono stati mandati apposta da me. Però nella sfortuna il destino ha voluto che incrociassi proprio te, il mio più grande amico. E poi... risparmiare 7 milioni di euro mi aiuterebbe a evitare il fallimento. Vabbè, 7 milioni di euro? Tanto c'è uno che non si scrive. 7 milioni di euro. Mi piace che è proprio un fallimento. 7 milioni. Ma se iniziamo dicesti che erano 8 milioni, scusa. Sì, si è capito bene, Anto. 1 milione di euro spetterebbe a te. Madonna Santa! Oh, Rita! E chi Madonna Santa? Rita! Aia! Va bene, va, ripigliati bene, va, ripigliati bene. Sarebbe il disturbo... per essere venuto meno a tutti i tuoi principi. Da Anto, chi ne dici? Ho bisogno di una risposta alla svelta e deve essere sì. No, Vito, no, assolutamente no. Ma come ti viene in mente questa cosa? Ma non ti doveva nemmeno venire in mente di coinvolgermi in una cosa del genere. Ma conosci i miei valori, conosci i miei principi, proprio perché sei il mio migliore amico. Vito, non ti devo parlare proprio niente, 1 milione di euro. Ma come ti viene a me da chiesa cosa? Ma io non pensi alla Edilgraf, E allora? Come allora? Che ti importa di quell'azienda che ti ha sfruttato per tanti anni? E gli operai, le famiglie che venderei alla rovina, Vito, non ne dobbiamo parlare più. Io non voglio sporcarmi le mani con... E perché non ne devi lavati i mani, ah? E mi lavava almeno un pare i voti, che non sapuna che la dura tanto bello! Tanto tu non puoi farmi questo. Non accetto un no come risposta. Ti do 3 giorni di tempo. Io fra 3 giorni torno. E in un modo o nell'altro devi dirmi di sì. Rita, sia ben chiaro, lo dico anche a te. Non accetto un no come risposta. Mi sciupaccio. E senta io! Proprio mo che mi è venuto a mente che non che ci avevi la lupata, mannaggia alla rivela, mannaggia! Mamma mia, che proposta! E uno come fa a rispondere così, d'impulso? Si indaparra prima, no? Ma chi si indaparra, Rita? Chi si indaparra? Già ci abbiamo pensato abbastanza. 1 milione di euro, ma tu ti rendi conto? Ma non sono cose per noi! Ma non sapremo neanche come spenderlo, né scannera, ma l'uno con l'altro. Rita, non è cosa nostra. Già ci abbiamo pensato abbastanza. Non voglio assolutamente pensare a... Ma a proposito di pensare, Mastro Tagliano, avete pensato a come risolvere il problema della cassa?
cassetta? Sì, signora! C'era una fisseria e Mastro Taliano ve la risolva, perché dall'incomincio e per l'anni a venire c'è sempre una casa che costruire! Perché no? Quando il gimento intosta, quello tira! E la cassetta se ne va un poco di qua e un poco di là, e un poco di qua e un poco di là! Contra cassetta la signora che mi sta tirando l'umido! Padre, che finesti! No, ancora no, padre! Paga l'animale, padre, che nuovo che stucca mi vecchia! Tu me la sta mettendo la cappella Sistina! Ja, ma io, mo di cazzo che mi tene ciascala roccia, ja, che non cosa rozzolo e roccio! Oh, ma rozzolo! Che vuol dire ma rozzolo? Ma se non ci siamo messi tranquillo? Sì, tranquillo! Che tu interrompai! Sì. Rocky, Patrick, vieni qua, vieni qua, ti faccio scalare, qui. Più di qua. Non lo prendo un po' di scotch marrò, per favore. Che devo fare? Pigliacci che lo scotch marrò, mo di catti. Ma italiano. Parlatene in italiano, che magari capisce meglio. Il nastro da imballaggio, Patrick. Chi? Lo vedessi come capisce meglio. Pigliacci che lo scotch marrò e vieni qua. Ma qua? Che no! Pigliacci che lo scotch mo di catti e vieni qua. Ah, pure a scala ci ritenete. E vedi, vedi, non mi t'ammazza, fatica. E come ti conci, come ti conci? Mento per a cugno. A chi? A cugno, padre, a cugno. Come ti la chiedera? Italiano, parlate in italiano. E come ci dico cugno in italiano? Il pedacogno! Oh, ma com'è il pedacogno? Mentati da non dire manco una parola! Tu avrai ma parli solo quando... Pecchi la gallina! E tu parra, basta ma parli tu! O vedesti, parra sti un'altra volta! Mannaia, ma come è cara, cuzia, mannaia, l'immedia, come è cara! Vuoi sapere cosa devi fare? Pagami il corso di grafico, così non ti stresso più! Ma ancora questo corso! Ecco, ma tu grazie! Non c'è un davoglio di mare, come ti la chiedere! Ah, oh, Rocco, dicelo tu! Faccio Italia, per favore, non mi fate cadere! Ma se tu ti preoccupassi di quello che mi piace... Io non mi preoccupassi! Senti, Patrick, io mi preoccupassi puro se tu capiresti dove io volessi arrivare! Pigliati non chiave il numero teddo! Devo chiudere la cassetta! Subito Rocco! Padre chi va, pigliacci chiave il martello a Rocco! No che non vada, poi la scala chi la tiene? Vai Italia! Per favore, andate voi! Andate voi? E cacchi era una mezza manicola, Scendo dalla scala e tu pigli chiave il martello! Avanti! Marci! Il martello! Avete no, che potente, vedi? Ma veloce, Rocco, che ti agisci? Mi tagliavi il dito con un seghetto! Mi tagliassi? Mi tagliavi! E come ti tagliassi? Oh, vai, si taglia e basta, ma mi di pure un po'! Vedi che devi fare piuttosto! Sì, padre, King, che hai ragione! Rocco, non venire che ci sono fermo! No, ma Italia, non stai svenendo! Ma come dite i miei occhi che non c'ha cazzo, ma mi aiutando! Pronti! Presto, Patrick, pigliamo un salvietto che hai un casa, come di gatti! In italiano, parlate in italiano! Fai un nudo, cazzo! Oh!
ti intesa tanto un buon? Eh sì, te lo dici che è mo' colpa mia! Gastone, fammi vedere, ti sei fatto molto male! No, niente, giù, sì, passa, ma grazie per l'interessamento. Ma attirati toni! Il mo' cominciava a tagliare il sangue! Ma chi? In italiano, Rocky c'è! Ah! Gastone, vieni con me, mettiamo un po' di disinfettante. Sì, grazie. Che lo verda però, vedo che non brucia. Quanti pezzi avete fatto? La spesa di Natale! La spesa di Natale! Ho fatto la prima parte dei regali, ma ancora ce ne sono altri sotto. Ora li sale Davide. Ah, c'è pure un sito toi! Meno male, ma così ci manda e saluta la mamma! Oh. Sì, sta parcheggiando la macchina e tra poco arriva. Qui sono tutti parcheggi blu, ogni poco una multa. Noi italiani non ne mettiamo. Papà, trovate il modo per evitare le multe. Lui si prende le multe degli altri, le mette al suo parabrezza e fatti i fatti toi! Fatti i fatti toi! Non è che ci devi puntare proprio tutto a tutti, no? Finisti, no chi c'è? Ehi, ma tutta via! L'altro poco non restava manco una goccia di sangue. Meno male che c'era la signorina Giussi ad aiutarmi. Figurati, Gastone. E poi voi ci dovete aiutare con i fatti. Vabbè, quanto saranno? 10 buste? Dai, Gastone. No, Patrick, queste sono quelle leggere. Sta arrivando Davide con quelle pesanti. Quelle sono almeno altre 15. 15? E come fa da solo? Le carica nell'ascensore e le porta. Anzi, vai a vedere se è arrivato, va? Va bene. Bravo. Gastone, vieni a darmi una mano, per favore. Dammi dove tutto, come faccio? Non t'applicare, no che c'è! Cassi in giro di cazzuevo e mezza manipola! Tu sei infortunato! Padre che! Deccio all'ascensore, ma sapere che si quando meglio lo gioco più fu, pestoneo! Infatti, signorina Giussi, come mai accattastevo tutti i regali? Che stai su tempi strani, non vi regolastevo? Tempi strani? E in che senso, Gastone? Nel senso che forse non è il caso di spendere tutti questi soldi in regali. Piuttosto uno i soldi se li mette da parte, eh? Buongiorno a tutti! Amo, che hai combinato? Che ho combinato, amo? Guarda qui, hai tutta la camicia di fuori, ma non sei salito con l'ascensore. No, amo, quale ascensore? L'ascensore l'ho caricato di buste e io me la sono fatta a piedi. Ma guardate, guardate quante buste! Ma che faciste? Voi svaligiastevo in un negozio? Quale svaligiato? Abbiamo pagato con la carta di credito di papà. Di vostro padre? Del ragioniere? Sì, Gastone, ma che c'è? Che succede? Aveva ragione la signorina, ma che c'è? Perché non ti fai fatti tono, papà? Gastone, tu devi capire una cosa importantissima. Con i regali si determina il grado di amicizia fra le persone. Tu puoi capire quanti amici hai dal numero dei regali che ricevi. Ma se tutti hanno tutto, che ne faccio a fare tutti questi regali, no? E basta il pensiero. Ecco, bravo, come cazzo è? Patrick, pensavi? Ma ti faccio un regalo, tutta basta. Ma che mazzo, stavo di mazzo grande. Ancora, un tindadugno di dare, copo ti la chiedina. Rocco, dicelo tu. Non tindaduna. Importanti più della festa in sé. Dai regali tu puoi capire anche quanto una persona ti possa essere amica, possa essere legata a te. Hai ragione! Pensate che avevamo visto una splendida borsa per mia zia Caterina, la sorella di mia madre. Era bellissima, meravigliosa, ma non l'abbiamo presa. Costava troppo poco. Giustamente. Se quella andava in giro e vedeva il prezzo, che figura faceva? Ma dove la vedessi questa borsa? Alla mezia. Perché? Alla mezia! Non ti metti male, alla mezia! Vabbè, non ci siamo visti, ma la stessa precisa l'ho vista a Lido. A Lido? Non ti metti male a Lido! Ho capito, ma voi vogliate girando tutti i centri commerciali, ma trovate a mia! No, che c'è? Andai amici che mi contano! Cagate la borsa! Esatto, sì! Patrick, mi dai una mano a salire queste buste? Sì, giù sì, vieni pure tu. Rocky c'è tu? Rocky c'è, vieni qua! Sì. Sì, subito! Un attimo, vecchio, ma c'è da me. Rocco, quando ti chiamo? Ca! Sì, sì! Rocco, ti stai rovinando con una cosa alla capo! Dicitemi, ma c'è da me. Perché ci dice stai che in un modo prima la signorina? Mille voti vi deste che alla casa dei genti, ma vi deste stare a conto bene in una scarpa! Sì, avete ragione, ma c'è da me. Ma sto giro per ravà, per mantenere questi poveri figlioli e questa famiglia. A ieri, allo stadio,
Dici una cosa che non saggio se va posso dire. E invece saggio che se non mi dici, nemmeno che manipola fraga su un torcio e croce. Asciutalia. Pare che ragioneri con licenziato. Che cagno conti, ah. Fanno licenziare o ragioneri tavano? Che non ci tenono l'azienda, ero licenziato. E invece, pare proprio che conta così. E non volevo, ma ci credo. Ma credo che mi contavo questa uno un ciallazzato. Vabbè. Un fatto un saccio con me. E non ti applicare, Berro. Non ti applicare. Ti applicare da molto contro, eh? Aspettate, aspettate. Anzi, facciamo da così, ci contava a tutti, è così. Andiamo a parlare. Rita! Ragazze! Che c'è, papà? Scendete che voglio parlare, una cosa importante. Rita! Che c'è, Anto? Che ti serve? Un po' d'attenzione, Rita, un po' d'attenzione. È inutile m'allungare ancora sta cordetta, eh? Mi lavi me ieri, ragione. No, no, che problema c'è? No, no, no. Da parliamo con tutti, una volta per sempre, così vitta si vitta, va bene? Va bene. Ragazze! Eia! E un attimo, sì. E che c'è di tanto urgente? Stavamo sistemando i regali. Andiamo, yeah, scendete il rogo, forza. Buongiorno, ragioniere. Buongiorno, signora. Ciao. Papà, ma che è successo? Signori, orsi è usaccio, ma pensi che non... Padre che... Pigliami che la manipola a fragasso, però che aveva bisogno di una ripassata. Oh, insomma, basta, basta, basta con tutte queste parole. Mi hanno licenziato. Voglio la rimeda! Che cosa? Licenziato, sì, licenziato. Licenziato in tronco senza spiegazioni. Venerdì mi dezzano una lettera. Dice che mi ringraziano per tutto il lavoro fatto in questi anni, grazie, 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 ma che da lunedì, cioè da oggi, non avrebbero più avuto bisogno dei miei servigi. Dei miei servigi, capiscisti? Ma anche litta ricangiaro. Chissà pensi che hai scritto un 1900 e mi cacciaro da così, venerdì per lunedì. Ma che vuol dire venerdì per lunedì? Che venerdì gli hanno dato la lettera e lunedì lo hanno tolto. Sì, e questo è chiaro, ma perché? Perché? Sovrannumero, oggi, sovrannumero, sì ma sai, non c'è lavoro, troppo impiegati, chi te li dire? Avranno trovato qualche ragazzino, un guaglionetto, ci sono un finanziamento da comunità europea. E hanno vecchi di età a mezzo lasciata. Vecchio, perché qua è vecchio? Voi ragione, quanti anni avete voi? 50. 50 anni. E ha ragione papà, 50 anni se ne possono fare cose. E poi voi siete molto in gamba. Vedi che non c'è lavoro si trova. Bravissimo, oggia! E ma per epolizzare giusto a domenzi manipoli! Grazie, maestria, grazie, ma non voglio facciare un buon mistero a nulla. E poi io ho ragione di giocare. Figurera va mia con mazzette e scarpe un tai manico. Antò, ma hai pensato che forse Vittorio potrebbe darci una mano? Con tutti i soldi che fece all'Art Italia? Sì, ho pensato a Vittorio, sì. Ma non nel senso che intendi tu. Ho pensato che questa coincidenza è un pochino troppo particolare, no? Quale coincidenza, papà? Quando è venuto Vittorio, mi ha fatto una proposta troppo sciara. Io ne ho già parlato con Erika, con mamma, ma sono sempre più convinto di aver preso la decisione giusta. Chiro che non mi convince però è la straordinaria casualità di questi avvenimenti. Cioè, io rifiuto questa proposta, no? E un giorno dopo, cioè proprio un giorno dopo, ricevo questa bella notizia e non mi parlo con Cusciano. Ragione, per essere sciano è sciano, ma se non si dimmi a chi si tratta. Papà, ma in che rapporti eri con Vittorio? Eravamo amici, i meglio amici che uno si può immaginare. Mai una parola, mai una brigatina, niente, 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 eravamo sempre assieme. Quando eravamo piccoli giocavamo sotto la casa e mi ricordiamo solo quando mamma li chiamava mangia che era tardi. E tu, non è per mai problemi di denari, ni spartimmi sempre tutto. Nudo mi conosce meglio io. Diciamo le stesse cose allo stesso minuto, li capisciamo all'occhi. E allora com'è possibile che sia cambiato tanto? Ci deve essere qualcosa che non sappiamo. I genti cangiano, giusto? Cangiano quando la vicini e New York annaggio, figurati quando sono lontani e passano tant'anni. Io però me l'avevo promesso. Io torno solo se i cosi vanno male. Ma non pensavo che avviene ieri male per me, però. Ma scusate, io non capisco perché ci stiamo preoccupando in questo modo. La soluzione è semplice. Accettiamo la proposta di Vittorio. Quale proposta, signorina? Niente, 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 nessuna proposta. Qui non è venuto nessuno e nessuno ha proposto niente a nessuno. Me! Lupus infrabbica! Pensica! Anto è Vittorio! E che aspetti? Fallo entrare! Buongiorno Rita! Ah, buongiorno a tu!
E chi c'è riunione di famiglia? Oh, cosa che tu sei figlia di Coca-Cola! Come stai? Oh, è muglietta! Oh! Mastro Talia, ci siamo visti appena giovedì. Non è proprio, andavi un tempo per recuperare. A proposito, ricordami che ci hai mandato un'ambasciata a Pagita. Sì, sì, e poi me lo dite che adesso sono impegnato. Guarda che è una cosa importante, capito? Yamma, Mastro Talia, poi ci ha deciso st'ambasciata. No, andiamo lì che è tardo. Arrivederci! Arrivederci, signorina Giussi! Ciao! Ma guardate che è una cosa importante, davvero! Mannaggia l'anime! Per quanto potrà essere importante, io mi ritiro! Metta all'incomincio e per l'anno a venire c'è sempre una casa da costruire! Padre che voglia tutto e diamo un'inda! Avanti, marsh! Buonasera a tutti! Arrivederci! Dai, entro. Prendi una sedia che ci sono un po' di documenti da firmare, dai. Hai fatto tutto tu. Tu hai organizzato tutto. Pensi che lasciavo questa pratica in mano ad altri? La sto curando io nei minimi dettagli. Come al solito ci sei riuscito. Tu ti sembra un guaglione di vorpigno, un galipato, eh? Solo che questa volta sei andato un pochino troppo oltre, no? Papà, è inutile discutere adesso. Sì. Il signor Vittorio ci sta solo dando una mano in questo momento di difficoltà. Certo. Lo dobbiamo solo ringraziare. Grazie, signor Vittorio. E tu chi sei? Non ti conosco. Piacere, Davide Magro, fidanzato e futuro marito di Erika. Ah, ecco, auguri. E tutti quanti siete al corrente del fatto? Non ti sapresti mai tenere uno cicero, tu. Comunque l'importante è che siamo d'accordo e che non esca una parola dalle vostre bocche. Va bene? Dai, firma. Allora forse non sono stato chiaro. Io non firmo. Ci mancherà solo che solo perché mi hai visto licenziare e non sarò d'accordo con te. Ma guarda che... ma che cagno diventasti? Non mi ricordavo da così a te. Diventasti un animale, una carogna. No, no, no. La carogna su Eo, tu sei l'avvoltoio. Chissà, sì, l'avvoltoio. Io ti ho fatto licenziare. Perché non fosti tu, non fosti tu. Non hai appena detto a posto, pieno riuscito, ho organizzato tutto, o no? Eh? Tanto guarda che io non c'entro niente. Non c'entro niente. Quelli hanno trovato uno più giovane e hanno deciso... E tu dissi, fisso. Eh? Tu dissi Eo. E non ti dissi niente. Chi fa mi controlli? Hai un telefono sotto controllo? E poi dimmi tutto! Come sai tutti questi cosi? Chi sono i tuoi complici a lei? Anto, calma, ti ho fatto così, basta! Anto, guarda che io non c'entro niente davvero. Ho preso informazioni su di te alla Edigraf, questo sì. E quando ho visto l'ordine di licenziamento avevo pensato pure di fermarlo. Poi però mi sono detto... vuoi vedere che se oggi Antonio viene licenziato mi bacia le mani? Sarà lui a chiedermi di aiutarlo e non il contrario. Eh sì, però scusate, noi vi aiutiamo e va bene, ma oltre al milione ci dovete dare qualcos'altro. Cosa? Più di un milione di euro? Ma voi questo l'avete promesso a mio padre e per noi... non dovete comprare anche il nostro silenzio. Erika, non ci mettere in mezzo. No, mamma, aspetta. Non abbiamo una seconda opportunità. O ne approfittiamo adesso o non ne approfittiamo più. Sei d'accordo? Sei d'accordo o no? Oh, e che ti posso dire, Erika mia? Come faccio a dirti che hai torto? Ti può dire come fare? Ti può dire come fare? Come faccio io? Erika, devi fare i fatti torti. Chissi su cose che mi vivo io e basta. No, ragione. Scusate se mi intrometto, ma questi sono pure affari nostri. Il matrimonio senza soldi non lo possiamo fare. Bravo, mo! E che c'entra il matrimonio adesso? Per quello ci sta il fondo suo, i soldi ci stanno. Sì, ma si pagitò in fatica una vime usare che i soldi. Come mangiamo? Che cosa? Quello è il fondo del mio matrimonio, quello non si tocca. Va bene, vuol dire che qualcosa la mettono in più i genitori di Davide. Chiederemo aiuto ai parenti, agli amici, non lo so, in alcuna maniera mi pure cara. È proprio di sordi mea mi fara. Dovete per forza rovinare il giorno del mio matrimonio. Tanto, ma lo vedi che sta succedendo? Basta una firma, no? E poi non essere l'egoista di sempre, i principi, i valori. Pensa che se non firmi io sono disperato, rovinato. Tu non sai come andare avanti. E tua figlia non si può sposare. Ti dai ira,
Va, Tinda. Io non voglio vederti mai più. Ma tu vedi chi sta facendo? Li stai mintando tutti uno contro l'altro, no? Io non firmo. Io dico di no proprio per questo motivo. Perché devo dimostrare alle mie figlie che quello che ho detto per 30 anni è la verità. Che io credo nell'onestà anche quando questa non serve a niente. E tu sei un fesso. Sogno che lo chiamo. Lo sei sempre stato e lo sarai sempre. Papà, basta. Smettila di fare l'onesto a tutti i costi. Non fare il fesso. Firma e chiudiamo. Sì, chiudiamo. Vito, vattene. Io e te non parleremo mai più. Anto. Vattene, ho detto. Tanto cazzo sino a che mi amenti sta firma. Non accetto un no come risposta. Ah, non accetto un no come risposta? Non accetto un no come risposta! E allora per tutta la risposta, Perumeo, figlio di stupendo! Atto! Papà! Papà! Dammi di presto, chiama l'ambulanza! Che non si senta bene. Posso capire che prima non lo si potesse vedere. Posso capire che sono successe troppe cose insieme che gli hanno sconvolto la vita. Ma addirittura che da 15 giorni Antonio non possa parlare, questo proprio non ci posso credere. E quindi vi stiamo prendendo in giro? Non dico questo. Aveva 15 giorni che mi ha suvi dire. Chi ci telefono, chi ci scrivono e meno. E lui non mi aveva risponduto mai. Rita si fa negare pure. Ma scusate, signor Vittorio, cosa dovrebbe fare? Lei sta sempre con papà. Lui non parla veramente, non riesce a dire nemmeno una parola. Ha bisogno di aiuto per tutto. E allora non ci siete voi? Per essere ci saremmo, ma io ogni tanto gli ho dato da mangiare. All'inizio ho fatto anche la notte in ospedale, ma giusto così. Più per aiutare mamma che per lui. Ad Erika invece non la vuole neanche vedere. Addirittura. E per chi? Ma non lo so. Si è indispettito per il fatto dei soldi. Il motivo lo conosci benissimo anche tu. Se l'è presa perché la prima cosa che gli hai detto appena si è sentito un po' meglio è stato di accettare l'offerta. E che dovevo fare? Ma non era quello il momento. Sì, vabbè, tu ora te lo difendi per fare bella figura. E capisco anche questo. È vostro padre, gli dovete stare vicino. Ma io ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno di quella firma alla svelta. Per questo sono qua. Lo devo vedere. No, signor Vittorio. Papà non è in condizione di firmare. Non sta bene, è appena andato per un controllo clinico. Papà può firmare, glielo dico io. Anche se non mi parla, firmerà lo stesso. In questo caso deve solo ascoltare. E come fai a farlo firmare? Lo vuoi costringere? Ma guarda che io è già convinto. Io per chi su ci piglia l'infarto? Volere ma dice così, ma non avevo coraggio, ha capito? Ha coscienza su mangia. Ma vedi tu a mezzo a tanti che mi avranno detto così a mia proprio sto propetto, ma vi è capitato. Ma scusate, signor Vittorio, e se provassi a farla io la firma? Ho sempre saputo falsificarla. Erika! Giussi, mo finala però. Facci sta santa redanzina a mo. Ma adesso devi prendere una decisione. Tutti vogliamo dire di sì, pure mamma. Che poi ci dispiace per come sta papà, e quello è un altro discorso. Ma intanto come si fa? Papà è senza lavoro, io mi devo sposare. Qui non lavora nessuno. Come nessuno? Io lavoro. Chi da porcheria uno call center? Non è una porcheria. È una cosa che finché c'è mi fa andare avanti. Perché non te trovi tu una fatica? Perché io ho già deciso. Signor Vittorio, la metto io la firma. Erika, no. Ho detto sì. E no. Mi dispiace, ma sto spizio me lo voglio proprio cacciare. Ma
Ma tutti criticano nei vitti lo c'è pagita quando ci parlavi dei soldi. Ci lampiavano. E tu già l'avevi ante le mani. Mo che bomba all'eroe. Tutti mi avranno detto che sì. Ma voi lo sapete quante volte mi sono sentito dire no in vita mia? Una sola. E fu proprio io. Umettiami com'è. Avevamo vita che a dejar, eh? Voi non vuoi, Irma, me la dementire a Irro. Ciao, Fatiti, ragione. Ciao, Anto. Come ti senti? Venite che non assettamo. Siete già tornati. Avete fatto presto. Eh sì, all'ospedale non c'è nessuno. Sarà che è tempo di legare. È vero, Anto? Ma niente, nessun miglioramento. Sì, come no? Antonio è il cuore forte. Si è ripreso quasi del tutto. Adesso facciamo la dieta che ci ha dato il dottore. Prendiamo ancora qualche medicina e poi pensiamo a rimetterci in sesto. È vero, Anto? Però non parla ancora. No, parlare ancora no. Però si fa capire quando vuole. Pensa che ieri stavo cucinando e solo con lo sguardo mi dice capiscere che voglia pasta e ciggeri. Yamma, ha ragione. Ma non una parola la potevo pure dire, no? Dai, papà. Una parola sola. E vuol dire che la dirò io allora una parola. Una parola ancora e poi... indovidendo. Tu sei sempre meglio amico me. E poi io non ti combino a me tutti i colori. E ne coverimmi sempre uno con l'altro. Non ti cercavi mai niente? Non hai più mai bisogno di niente, te. Anzi, quando avresti bisogno, ci cuvi sempre. Sì, sempre così normali, onesti. Ma come si dice? No, altri? E povera, eravi mai a tirare con musso in terra, ma capiscimo che lo avevi mai fare. Mo' mi servi, però. Ora mi serve la tua firma. E a voglia di a firma, non te altri. Tutti mi avranno detto che sì. Solo tu hai visto coraggio, ma mi dici che no. E modo la sasta ti ritera. Vedi chi lo che è. Vedi Mahirmi, ma non pensare che mi andava a casa senza... E basta, Vittò! Ma non lo vedi come sta? Non lo fare stancare! No, chi lo che si stancava, sogno è. Non si sente bene? E va bene. Non vuole parlare? E va bene. Non vuole firmare? Va bene pure questo. Ma in una maniera o in altra, una risposta me la devi dare. Ed è un no non d'accetto. Che volete fare, signor Vittorio? Vitto, vo mahini o no? Ti do un'ora. Un'ora di tempo. Fra un'ora io ti chiamo. E tu mi rispondi. E ha risposta una sola deve essere. Ma se papà non parla? Appunto. Un'ora. Un'ora da adesso. Fra un'ora io ti telefono. Tu izzo il telefono e non dire niente. Mi basterà. Capirò che sei d'accordo e andrò avanti per la mia strada. Puoi anche decidere di non vedermi più, di non parlarmi più. Ma ho telefono la di Zara. Almeno questa volta. E poi ti regoli tu. Signor Vittorio, quello che state facendo adesso non è basta. Giusto. Un'ora. Fra un'ora io ti chiamo. E tu rispondi. Thank you.
tutti pacifica! Davide, scostomato finanziario, che sto ti farà mamma, da? A cos'è si salutano l'ospite? Rocco, Patrick, agitici vedere come si saluta a stupe corona! Saluto e riverenza! Oh. Pura riverenza ci vi mancare! Saluto e riverenza, disti! Oh. Buonasera a tutti! E alla giornata vanno chiù e tutti! Buonasera, Masciuta Lia. Oh, cosa schifosa e figlie, meglio non mi parlo! Che ci fai qua? Oh, non ti interessa ancora? Oh! Veramente stavo per andare. E aspetta, Bedu. Aspetta un minuto, che va 20 giorni che stai a dire un'ambasciata, ma ci porta a pace che non è più tempo. Dunque, quando l'architetto senta io, ma vi darà ancora 25 milioni di lire? 25. Moltiplicato per tutti gli anni che non si dice a vedere, 125, gli interessi, 225, i contributi, un mancato guadagno, è tutto quello che mi tocca! 150.000 euro, lordi! Boh, ma ce lo dici tu, o lei chiamerà con l'avvocato? Oh! Ma mi ha messo tra le accuse per come vince questi vostri conti. Dimmi lo. Oh! Aveva ragione, i conti sono giusti. Possibile! Ordine da gioco! Oh! Sì, mamma davvero! Ma Italia, e si conti agistevo voi, tutti voi? No! Per i conti mi aiutavo Patrick! Sapete che questa fisseria dei computer e tanto fisseria poi non è? Ma hanno così curiosi! E va bene, puro che siamo. Comunque, Masciutele, non va applicati, che un'altra ora faccio una telefonata e vediamo se riesciamo a vedere subito sti soldi. Non dipende più da me. Buonasera. Tanto ci sentiamo presto. Erika, porta gli occhiali a Vittorio, per favore. Oma, porta gli occhiali a Vittorio, grazie. E allora, Mastro Tadiano? Come mai qui? Niente, signori! Venivo ma ci portavano una galicchia alla ragioneria da mano! Voi diceste voi che questo dipende da quanto bene ci volete alle genti? Veramente non abbiamo detto proprio questo. Ah, sì, è vero. Non diceste voi che questo. Insomma, diceste voi, non diceste voi! Ma un regalo ci portiamo lo stesso! Patrick, caccia con un regalo, yamma! Ah. E chi è su Pacco? Segno, vai a partecipare alla notizia. Patrick si sta facendo grafico. E come dicessi, pare che si sta già facendo previta. Dopo che la storia dei conti mi convince io. Ma lo sapete che si computer mi piacciono pure a me, eh? E vuol dire che l'azienda c'ha da San Rocchiceno. E io facciamo grafico? Sì, sì. Ma sto Pacco? E questi sono biglietti da visita, il nostro primo esercizio. Il professore mi ha detto di progettare un bigliettino per uno che sta cercando lavoro. E il primo che mi è venuto in mente siete stato voi. E allora penso di inviarsi un regalo. Diceste voi che abbassò pensiero, no? Tavano ragioniere Antonio. Bello! Ma perché ragioniere? Ma che sta sicuramente con l'influenza che non sia nell'America! Mo stanno rovinando, ma mannaggia l'anime e ci taglio, vivere ci taglio! Ma cosa c'entra zio Patrick adesso? Questi bigliettini li ho progettati io. A me mi piacciono da così. Dice che sono più poetici. Esatto, solo che sto corso per grafica e stampa mi sta costando 700 euro. E non vedi ma dei diplomi, a poca stampa. Te stampano 5 lire di me, cazzo, ma mi dà sena. Opa, e non t'applicare. Non t'applicare. Grazie, Mastro Talia.
e quando volete passare a trovarci venite pure, senza problemi. Grazie a voi, signor. Però non lo so quando potevo venire, che avevo detto che andavamo a lavorare ora. Beh, buonasera e tanta ora a tutti. E auguri pure a voi, Gerè. E non va pregati che tutto si risorba. Ma raccomando, perché dall'incomincio a quello di avvenire c'è sempre una casa da costruire. E lo regionere chi stava a puntare. Oh! Rotto, padre, chi salutati e diamo un'inda. Avanti, marsh! Scusate, ma Italia, aspettate un minutetto. Ma la cassetta ce la sta messa maniera. Perché che ci manca? Come come ci vera! No, ma Italia, non sono d'accordo. Non si chi? Mo che l'azienda sta pura mia, sti decisioni, se mi piglia l'anzena. Rocchi, c'è, ma tu ne c'è sti faccio da tutto! Oh! Perché? Vieni qua! Vieni che ti hai tirato Palorelli, vieni qua! Vieni qua! Gira un attimo con me. Sì. Ripeti insieme a me. L'azienda è a tua quando? L'azienda è a mia quando? L'azienda è a tua quando? Ma italiano non saccio. L'azienda è a mia quando? Quando moro io? Ah, sì moro! E sì no, quando di quello, capisci? Certo. Ma non mi pare che stai ti cacciando troppo presto. A capo ora do... A capo ora do? A capo ora do... Un sacco d'ho seminato, e seminato un coso, un sacco d'ho seminato, mura, metà così, metà, insomma, io ho tutti i dedi, prima mi fatto capo con capo, ma mi senti qua? Passati un buon Natale, con pace e serenità. Ti serve qualcosa? No, grazie, Giussi. Mo' la giupa come vinto mio cugino. E saliamo pure noi, Davide, dai. Tu non devi dire niente a tuo padre? E che gli devo dire? Ancora dobbiamo parlare. Io ho fatto i miei conti. I soldi non bastano. Non abbiamo un lavoro e io mi devo sposare tra poco. Come dobbiamo fare? Io qui dentro sono l'unica che dice le cose come le pensa. E voi ve la prendete con me? Sì, ma c'è modo e modo. Ma che modo e modo? Come si fa a rinunciare a così tanti soldi in un momento come questo? E guarda che non ha voluto Vittorio. Altrimenti la firma gliela mettevo io al posto di papà. Che volevi fare? Avrei firmato io al suo posto. Gliel'ho detto pure, ma non ha voluto. Avrei messo la sua firma proprio così. Come l'avresti messa tu e come l'avrebbe messa Giusy. Tutti avremmo accettato, tutti. Ma meglio così. Adesso ci pensa e quando chiama Vittorio, vuole o non vuole, deve dirgli di sì. E a finimmo questa storia. Antò, guardami. La nostra famiglia non si può rovinare per una cosa del genere. Io ci ho pensato tanto e so quanto ti tieni ai tuoi principi, ai tuoi valori, ma so anche quanto tieni alla tua famiglia e alle tue figlie. Io solo una cosa ti voglio dire, la decisione la devi prendere tu. Io forse avrei detto di sì già da un pezzo, ma non posso dire a Kakiru chi sta facendo tu hai sbagliato. Su Luca tu, mo... Decidisti non m'apparri. Già. E pensi davvero che io non sappia che tu non vuoi parlare, ma che in realtà ci riesci benissimo? Ma tu veramente lo dici? Usai. E ti pare che non usaccio? E non è meglio non m'apparro, eh? Tanto, perché lo che conta è quello che dico. Guarda che non voglio un'amicizia, ma che la mia, ma che dentro ormai non mi senta più nulla. E allora meglio non mi parlo, meglio non mi vedo una stella. Ma ti pare davvero che voglio una cazza figura da fissa? Che mi scialo tutto ma alzo stupido, eh? Solo che qua stiamo confondendo i fessi con gli onesti. Hai capito? Uno non può essere onesto solo quando ci conviene. Allora da così è facile. Tanto saccio che non mi pigliano e allora si pegli un broglio. Poi... Ma tanto ormai è tutto da così. Tutti quanti cerchiamo sempre modo e maniera ma tutti mallaggi. C'è niente di cara. Non lo so che è cara, Rita, non lo so. Forse dovrei dire di sì.
Forse dovrei mettere questa firma. Per Erika. Io non l'avevo mai vista così, mai, mai. Io non lo so più quello che è giusto, quello che è sbagliato, forse... Non lo sai, ce l'hanno. Ha ragione, ha ragione, Antò. Ufisa è troppo randa. Però devi pensare che se ci fosse stato un altro al tuo posto... Tu hai resistito tantissimo. Ma in ballo adesso ci sta tutta la tua famiglia, non solo i tuoi ideali. Però ti voglio dire una cosa. Se accetti, noi saremo con te. Se non accetti... Lo saremo ancora di più, lo capisci? Dici? E certo! È proprio quando le cose vanno male che dobbiamo ricompattarci e restare uniti. Pigliala con calma, sta decisione. L'importante è, ma ti ricordi sempre che tu si ragionera Tavano. Anzi, il ragioniere Antonio. Ricordati di rimanere sempre quello che sei.